Dopo un'altra notte senza dormire, un po' per colpa dei pensieri che in certi orari diventano ancora più distruttivi, un po' per colpa della rabbia accumulata durante il giorno che rimane in circolo fino a notte fonda, ti sei alzato o ti sei alzata una mattina, naturalmente pieno di dolori, in particolare al collo, alle spalle e alla schiena, e hai detto ad alta voce: ora basta. Adesso inizio a prendermi cura di me sul serio. Non ne posso più di questa vita. Non che prima tu non ti prendessi cura di te, ma quel giorno lì hai deciso di farlo più seriamente, perché oramai ti sei reso conto o ti sei resa conto che la situazione di disagio ti stava davvero sfuggendo di mano e che il tuo dormire male la notte, insieme ai dolori fisici, stava condizionando negativamente tutta la tua vita, dal rapporto col tuo partner a quello col tuo capo, con i tuoi amici e perfino con il tuo gatto. Così quel giorno hai aperto YouTube e hai iniziato a cercare ogni modo possibile e immaginabile per risolvere i tuoi problemi, qualcosa che ti permettesse di smettere di vivere con il freno a mano tirato e finalmente tornare a goderti la vita, un po' tornare a godere la vita con serenità, con armonia, perché alla fine, dopo tutto quello che hai passato, questo è il minimo che ti meriti, o no? Dopo un po' di tempo, però, nonostante tu sia iscritto a tutti i canali che parlano di benessere, non riesci a ottenere nessun tipo di risultato e non solo continui a stare male, ma probabilmente provi un senso di frustrazione, anche di impotenza, perché giustamente inizi a pensare che con te nulla possa funzionare, quindi che il tuo problema non si risolverà mai e che sei senza speranza e così via. Riconosco bene questi pensieri. Lo so. Anche Maria Rosaria, Francesco, Diego, Dolores e tantissime altre persone che ho aiutato in questi ultimi anni e di cui trovi le testimonianze complete su questo canale, la pensavano esattamente come te, finché poi non abbiamo iniziato a lavorare insieme. Adesso si godono la vita e fanno cose che mai avrebbero sognato di fare. Pensa ad esempio a Diego, che ha ricominciato ad andare a correre, ha iniziato ad avere dei rapporti sociali sani dopo anni di dolori cronici e ansia. Francesco è ritornato a vivere una vita normale dopo 2 anni di inferno a causa, del vaccino Covid, ha avuto degli effetti collaterali ed è stato molto male. Maria Rosaria ha ritrovato la serenità dopo oltre 16 anni di dolori cronici all'anca e alla schiena. E Dolores è ritornata a prendere in braccio suo figlio e anche lei dopo tanti anni di sofferenze. Ma oggi non voglio parlarti di loro, poi se ti va ti ascolti le loro testimonianze. Oggi voglio parlarti di te e voglio consapevolizzarti riguardo i principali errori che stai commettendo e che ti stanno impedendo di ottenere qualsiasi tipo di risultato nel tuo percorso di guarigione. La mia intenzione è che quando questo video sarà finito, tu saprai esattamente cosa fare per iniziare a stare meglio oggi. Quindi se vuoi davvero iniziare a risolvere i tuoi problemi, rimani qui con me. Io sono Alex Recchia, maestro di Kung Fu, formatore nazionale di Tai Chi e Qigong terapeutico ed educatore del benessere. Da più di 20 anni mi occupo di accompagnare uomini e donne di tutte le età verso un aumento straordinario della loro energia vitale, aiutandoli a liberarsi nel minor tempo possibile dalle loro catene dei dolori fisici, dalle catene dei turbamenti interiori, per tornare a vivere una vita ricca di benessere, di felicità e di realizzazione profonda. Inoltre, da 3 anni mi occupo di formazione professionale per medici, personale sanitario e operatori olistici, insegnando loro a utilizzare il Qigong in studio come terapia per aiutare con ancora più efficacia le persone di cui si prendono cura. Vedi, negli ultimi anni c'è stata un'enorme esplosione nel mondo del benessere, nel mondo della crescita personale e più in generale nel mondo della cura di sé. E se da una parte questo ha permesso a molte persone di scoprire nuovi modi e anche nuove discipline per prendersi cura di sé, dall'altra parte però ha creato un sacco di confusione. Ecco, confusione. Confusione è la parola chiave, nonché il motivo principale per cui fino ad oggi non hai ottenuto nessun tipo di risultato. Ma torniamo a quel giorno in cui, in mezzo a tutta questa confusione di YouTube e internet in generale, hai iniziato a cercare il metodo o lo strumento che potessero aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Un giorno magari eri in pausa pranzo oppure in tarda notte, dopo il lavoro, insomma, dopo aver cenato. Hai trovato un canale di yoga e siccome dicono che fare yoga fa bene, hai iniziato a fare degli esercizi. Beh, in realtà, detto fra me e te,
Più che a farli, hai iniziato a guardarli, perché la tua mobilità limitata, insieme ai tuoi dolori fisici, impediscono di fare la maggior parte delle posizioni. Poi hai iniziato a seguire dei consigli sull'utilizzo dei rimedi naturali, che sicuramente sono un toccasana, ma che non risolvono il tuo problema. E quindi hai continuato a cercare, finché non hai trovato un video dove qualcuno ti diceva che la cosa migliore in assoluto era prendere degli integratori. E quindi hai provato anche quelli. Sapevi benissimo che nemmeno quel rimedio avrebbe risolto il tuo disturbo, ma comunque ti dava quella sensazione di stare facendo qualcosa, no? Che poi uno alla fine inizia a pensare e dice, vabbè, meglio di niente, no? Naturalmente nel frattempo sei andato da diversi professionisti anche a farti trattare tutte le zone del corpo e a cercare un rimedio per calmare il tuo sistema nervoso. E magari quando uscivi dallo studio dopo il trattamento stavi anche bene, ti sentivi felice, pieno di energia. Poi però il giorno dopo l'effetto della seduta era completamente svanito. E non è finita qui, perché in mezzo a tutto questo hai scoperto il Tai Chi e hai iniziato a imparare anche quello, forse chiedendoti come mai dopo la pratica ti facevano male le ginocchia. Poi hai scoperto il Pilates, anche se pure qui è esattamente come con lo yoga, non è che ci riuscivi bene. Dimmi un po', quanto tempo è passato? 3 mesi? 6? Un anno? Forse di più? Adesso ti faccio una domanda seria. Cosa pensavi di ottenere in mezzo a tutta quella confusione? Cosa pensavi di ottenere saltando da una disciplina all'altra, da una tecnica all'altra, da un professionista all'altro? Beh, non so te, ma io all'epoca, quando stavo davvero male, ho ottenuto soltanto tanta frustrazione, tanta delusione e soprattutto tantissima rabbia. Infatti, se hai visto la mia masterclass ti ricorderai del mio stato emotivo il giorno in cui il maestro Liu mi trovò nel parco. Anche se in quel momento stavo tirando dei calci volanti, ero distrutto, ero depotenziato, in una condizione interiore di debolezza profonda, perché lo sforzo mentale che stavo facendo per cercare di capirci qualcosa in mezzo a tutta quella confusione, massaggi, terapie e discipline varie, pensa che perfino dallo stregone ero andato. Ecco, tutte quelle cose mi avevano tolto quella poca energia che mi era rimasta, insieme alle speranze di guarire, naturalmente. Quindi se la tua situazione è più o meno questa, o ci sei anche vicino, allora la prima cosa che devi fare è fermarti. Sì, lo so, so benissimo che non vuoi fermarti perché pensi che se ti fermi è peggio. Lo pensavo anche io, finché il maestro Liu non si è arrabbiato. Ecco, lì ho capito che era meglio dargli retta. Quindi, primissima cosa, fermati. Dopo esserti fermato, la cosa poi successiva che devi fare è trovare qualcuno che abbia avuto una situazione simile alla tua e che l'abbia già superata. Non è che i problemi devono essere gli stessi, ma simili, a livello di sfida, intendo. Quindi, fin qui ci siamo? Fermati e trova una guida che abbia già superato le difficoltà che adesso in questo momento tocca a te superare. Una volta trovata la guida giusta, tutto diventa più semplice, perché ti basterà poi chiederle cosa è stato utile per lei e poi applicare quel metodo su di te. Attenzione però, cosa è stato utile a lei, non tutte le cose che ha provato prima di trovare una soluzione, se no siamo punto a capo. Ad esempio, io ho iniziato a fare Qigong terapeutico perché al mio maestro Liu, che aveva subito abusi fisici nell'adolescenza, aveva il corpo distrutto, questa pratica gli aveva totalmente svoltato l'esistenza. Altrimenti probabilmente avrei fatto altro. Capisci cosa voglio dire? Io ho deciso di provare con uno strumento che era risultato efficace con una persona che non solo consideravo autorevole, ma che aveva avuto anche lei dolori fisici molto simili ai miei. Quindi fermati, trova la guida e chiedile cosa le è stato utile, cioè come ha fatto per uscire dalla tempesta, per uscire dal suo inferno personale. In questo modo la confusione di fare 1000 cose diverse tutte insieme sparirà, perché riuscirai subito a fare chiarezza, seguendo le orme di qualcuno di cui ti fidi e che in più ha già ottenuto quello che vuoi ottenere tu. Adesso aspetta, che arriva la parte più difficile, perché poi tocca farlo anche a te.
e devi dare a quella disciplina, a quel metodo o a quello strumento la possibilità di fare il suo lavoro e quindi devi essere costante. Costante per un certo periodo di tempo, cioè devi dargli una continuità per poi poter dire no, con me non funziona, oppure sì, dai, inizia a farmi effetto. Quindi non passare subito ad altre pratiche solo perché non hai pazienza di rimanere nel processo, perché si tratta sempre di questo, eh? La guarigione è un processo. Ecco perché pazienza e costanza diventano fondamentali quando si lavora sui propri disturbi cronici. E se sei come ero io quando il maestro Liu mi trovò in quel parco, so benissimo che di pazienza non ne hai più. Perché nemmeno io ce l'avevo. Finché però non ho capito una cosa veramente molto importante. Ascoltami bene. La costanza è un regalo che noi facciamo noi stessi. Non è costrizione, non è noia, non è perdita di tempo, ma è un regalo. È il rito quotidiano che ci permette di prenderci cura di noi in modo sistematico e non all'impazzata nella confusione delle mille tecniche e strumenti che questo periodo storico ti propone. Devi essere costante in una cosa soltanto. Certo, deve essere quella giusta, ma per capire se è quella giusta devi concedergli un po' di tempo. Poi, quando avrai le prove che per te quella cosa funziona e vorrai sperimentare il livello di benessere successivo, esattamente come ho fatto io con il mio maestro Liu, allora a quel punto potrai affidarti a un programma personalizzato. Ad esempio, molte delle persone che seguo nei miei percorsi personalizzati per i dolori cronici, per l'ansia, per lo stress e via dicendo, mi riferiscono che prima di iscriversi nei miei percorsi hanno utilizzato i miei video pratici presenti qui sul canale e avendo visto i primi risultati fin da subito, ad esempio miglioramento dell'umore, diminuzione dei dolori cronici, un miglior riposo notturno e così via, poi mi hanno contattato entusiasti di quello che avrebbero potuto ottenere se fossero stati seguiti privatamente da me. Ma cosa hanno fatto? Sono stati costanti e se ti vai a guardare qualche loro intervista capirai che la loro situazione di partenza non era probabilmente migliore della tua. Molto bene, quindi dai, facciamo un recap. Allora, prima di tutto, 1. Fermati e allontanati dalla confusione di fare mille cose tutte insieme. 2. Trovati una guida che abbia superato le difficoltà che ora tocca a te superare. 3. Segui le orme di questa guida utilizzando lo strumento che le ha fatto ottenere dei risultati e affidati solo a quello strumento e mantieni, 4 ovviamente, mantieni la costanza perché questo è un regalo che stai facendo a te stesso. 5. Quando avrai le prove che quello strumento funziona su di te, allora fatti seguire in modo personalizzato da un professionista che sia specializzato in modo specifico in quello strumento. Detto questo, io spero di esserti stato di aiuto. Se mi hai appena conosciuto, ti invito ad ascoltare le testimonianze di alcune delle centinaia di persone che ho aiutato in questi anni e a lasciarti guidare dai miei video pratici per iniziare a provare i benefici del mio metodo, del mio approccio, di quello che insegno. Se invece mi segui da un po' e senti che anche per te è arrivato il momento di riprendere in mano la tua vita, di smetterla di vivere con il freno a mano tirato, di iniziare a tornare padrone del tuo benessere, allora il primo passo è prenotare la tua videoconsulenza privata con me. A presto e noi ci vediamo nel mio studio virtuale.